Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Cari amici, un saluto Guardare cordialissimo da parte di Antonio all'inizio di questo nostro appuntamento su YouTube intitolato Ci vuole un fiore. Di che cosa ci occupiamo in questi piccoli incontri? Brevi, direi, incontri. Beh, ci occupiamo di sessualità, direi un argomento certamente non da poco, ma senza pretese certamente scientifiche da parte nostra, vogliamo occuparcene sulla base anche di uno stimolo molto forte a livello telematico, quindi a livello sociale, se vogliamo, perché ormai la realtà virtuale è una realtà contemporanea alla nostra vita ordinaria. E da questo, diciamo così, sviluppo parallelo sono nate delle osservazioni che ci hanno convinti di procedere nella strada di provare a dare una basilare informazione a livello sessuale. Come ripeto, noi non abbiamo nessun tipo di pretesa scientifica, ma se volete interpretatelo come un discorso amichevole per degli individui, degli uomini, tra virgolette in questo caso, perché per essere uomini bisogna sviluppare conoscenze e consapevolezze e dignità piuttosto determinate, comunque che stazionano, diciamo si nascondono, si rifugiano nei newsgroup di Usenet per potersi, diciamo in un certo senso, consolare o ritrovare, magari con dinamiche di gruppo, laddove manca soprattutto, e questo lo abbiamo notato chiaramente, manca basilarmente una soddisfazione sessuale, una regolarità sessuale, ma ancora prima una educazione di base sessuale. Il sesso maschile sono gli uomini, no? Gli uomini quali possiamo essere io, tutti coloro che hanno, diciamo così, la connotazione maschile della propria riproduttività, però è in crisi in quest'epoca difficile, in quest'epoca apparentemente di progresso, e questa crisi a volte si può manifestare nei nascondigli telematici, quei nascondigli che io ritengo, anzi che noi riteniamo anche pericolosi, e che possono essere fonte di numerose incomprensioni e di numerosi pericoli, direi anche, quando la realtà virtuale dei repressi e dei depressi si, diciamo, intromette troppo nella nostra vita quotidiana. Ed è per questo, tra l'altro chiedo scusa per, diciamo così, il missaggio artigianale di questi miei, programmini, ma sono da solo, non è che c'è un tecnico, un mixer e qualcuno che ci dà una mano in questo senso. Sono io che sto facendo tutto qui al computer, a partire dal microfono che è quello incorporato nel PC, e le basi musicali come questa bellissima e simpaticissima Ci vuole un fiore, che sono in metà in MP3 e in un'altra parte sono tirate giù da YouTube, sono tratte da YouTube. Comunque, spero mi perdonerete le imperfezioni tecniche e, come ripeto, vediamo di affrontare in maniera, diciamo così, introduttiva, dialogante soprattutto, la necessità di un corretto procedimento di apprendimento sessuale utile ai maschi per poter essere tali e non andare a ridursi, in poche parole, a solidarizzare sotto forma di bullismo nei newsgroup di Usenet, comunque nei newsgroup telematici e virtuali. Per fare questo, ogni tanto se avrete questa mia visitina attraverso questi programmi e queste, chiamiamole, trasmissioni simil radiofoniche,
che si occupano proprio di affrontare una crescita graduale dell'educazione sessuale, che poi se si possa parlare o meno di educazione è tutto da vedere, però certamente qui abbiamo a che vedere con qualcosa che va presa sul serio, perché quando gli uomini sono un po' schiavi delle loro mancanze sessuali o addirittura delle loro deviazioni esistenziali a livello sessuale e quindi di seguito anche deviazioni comportamentali, beh, dobbiamo cominciare a preoccuparci perché questa cosa può sfociare in, diciamo così, tanti rivoli, tante strade, tante vie, tanti fatti ed eventi non sempre controllabili. Allora, eccoci qua. Abbiamo cambiato musica di base. Questo primo incontro sulla educazione sessuale per branchisti, come chiamo io a coloro che infelicemente si riuniscono nei newsgroup e in uno in particolare di Usenet, è intitolato La funzione riproduttiva del sesso. Ora, parlare di funzione riproduttiva, a mio parere, è già dare un marchio al sesso, è già vedere nel sesso stesso uno scopo e una finalità, quella riproduttiva. Beh, direte, ma qui si sta parlando di religione o di qualcosa che ha a che vedere con la consapevolezza della sessualità, quindi non so, è un discorso sociale o è un discorso fideistico? Per carità, io non voglio fare discorsi religiosi, vogliamo approfondire il valore del sesso, il senso del sesso e, se mi permettete, lo scopo. Quindi, se nel nostro breve incontro noi, diciamo così, incrociamo anche accidentalmente delle possibili tematiche religiose, beh, qui ci troviamo di fronte a delle scelte vostre, personali, ma si tratta di incroci casuali, si tratta di considerazioni che non possono essere evitate se si parla di un tema come il significato del sesso, della riproduzione, se questo deve essere. Ma sostanzialmente, ripeto, l'argomento di oggi è qual è lo scopo del sesso? Allora, senza lasciarsi andare a facili battute, visto l'uditorio che immagino di avere, e non voi che non siete parte del branco di Usenet, per carità, ma sicuramente loro sì, perché mi stanno ascoltando. Allora, la funzione del sesso, secondo me, prima di tutto deve essere concepita dal maschio, che come ho detto è in crisi sicuramente a livello sociale, non come una funzione di pura soddisfazione, una funzione addirittura, se mi permettete, di evasione, ma, ed ecco qua il mixer che fa il birichino, ma come qualcosa che forse possiamo riassumere nel termine completezza. Ma qui il discorso è andato avanti un po' parecchio, perché se noi vogliamo parlare di sessualità come completezza e partire dall'inizio, beh, non è che si può parlare della completezza della sessualità a un ragazzino, no? O a un bambino che fa le prime domande su come nascono i bambini, no? Però io così generalmente voglio dire che dobbiamo considerare che se affrontiamo il discorso della funzione del sesso, io credo che se c'è una funzione biologica e concediamola, cioè la riproduzione, ma a livello umano dovrebbe essere anche quello della completezza. Io credo, guardate bene, nell'assoluta uguaglianza di tutte le forme viventi e nel rispetto che ogni forma vivente merita. Però la sessualità degli animali è evidente, è una sessualità non molto cosciente della stessa, in quanto soddisfazione e completezza, ma una sessualità, secondo me,
che parte da fini riproduttivi e che poi può coinvolgere un livello tale di affettività che noi non conosciamo. Possiamo ipotizzare, gli animali certamente hanno un'affettività e certamente fra essi c'è una forma di affezionamento. Ma quanto l'affezionamento che possono dare fra loro, fra essi, gli animali, ha a che vedere col discorso della sessualità e del suo scopo in senso lato? Questo non possiamo saperlo perché siamo arrivati a quello stato dell'evoluzione animale che viene chiamato umano. Lo stato umano perlomeno ha la capacità di interrogarsi, di chiedersi, almeno dovrebbe. Ed ecco qui il primo ostacolo, perché se nello stato umano noi non ci chiediamo mai il perché delle cose, le subiamo. E così l'istinto sessuale potrebbe essere qualcosa che viene subito. Ma se l'istinto sessuale non viene capito nel modo giusto, ed è frutto, mettiamo ad esempio, di un'educazione mancante in questo senso, beh, allora è chiaro che anche la sessualità perde la sua vera connotazione. E che la si può affrontare solamente in senso, diciamo così, deviato. Deviato e quindi, diciamo, frustrante, perché non potrà mai essere qualcosa che non è. La sessualità non è soddisfazione fine a se stessa, ma è qualcosa che comprende la conclusione di un percorso. Io forse sarò anche un po' idealista, ma quando parliamo di funzione della sessualità e, come ho detto prima, vogliamo anteporre doverosamente la funzione riproduttiva animale, tra virgolette, ovvero biologica, per dire che la sessualità è qualcosa di bello, bisogna capirla come completamento. Ed è qua già, direi, un macigno di argomento. E per un primo discorsetto, un primo dialogo, chiedo scusa, sulla sessualità, direi che parlare di completamento è buttare lì una meta, se si può dire così, buttare lì un obiettivo al quale si potrà arrivare gradualmente. Però intanto facciamo conto che ci sia un bambinello. Cioè, nel senso che un bambino piccolo che più grande diventerà un uomo frustrato e che quando è ancora nell'età infantile può dialogare con il papà o con la mamma e prima di diventare quel frustrato che sarà da grande, irrealizzato e magari addirittura che non ha mai esperito in nessun modo la sessualità, almeno in nessun modo diciamo così dignitoso per un uomo, vuole fare, deve fare il percorso della comprensione della sessualità. Chiamiamo questo bambino Leonardo, tanto per dare un nome. E Leonardo da piccolo vorrebbe capire perché c'è la sessualità. Anzi, domanda numero uno, quella domanda da 100 milioni che fanno tutti i bambini in un modo o nell'altro. Mamma, o papà, come nascono i bambini? Punto di domanda. E qui c'è già una consapevolezza, diciamo, subconscia nel bambino, nel capire che c'è qualcosa da capire. Scusate il gioco di parole. E allora qua cosa deve dire la mamma o il papà di Leonardino? Io credo che il papà e la mamma di Leonardino dovrebbero dirgli che i bambini nascono dall'amore. Ecco, e adesso state attenti che io non voglio fare un discorso moralistico o una predicozza, diciamo così, da rotocalco televisivo, però devo dirvi quello che è ciò che sono le mie, in questo caso, conclusioni di vita, cioè la mia vita finora mi ha portato a comprendere questo aspetto dell'amore. O meglio, della sessualità, vedete, a me sfugge la parola amore perché è un aspetto importantissimo che però a un bimbo che chiede mamma o papà come nasce il bambino, come è nato il mio fratellino, come nascerà
il mio fratellino, bisogna dare una risposta in linguaggio bambinesco, bimbese, diciamo in linguaggio infantile. E questo senza ricorrere alla cicogna, ai cavoli o altre favolette, non è certamente un discorso semplice. Ma se si riesce attraverso il dialogo, attraverso la fiducia e attraverso una consapevolezza dei genitori di non essere figli loro stessi di una repressione infantile, allora si dovrebbe, secondo me, porre l'accento sul fatto che bambini e bambine nascono volendosi bene e sul fatto che nascono poi dalla magia dell'amore. Si può anche dire questo. Il bambino quando è in una determinata età non può capire che cos'è la magia dell'amore, ma l'amore sì. Ecco qui quale potrebbe essere la valvola di sfogo, no? Diciamo, quale potrebbe essere la scappatoia per questo bimbo Leonardino che fa la domanda da 100 milioni. Dunque il fratello, la sorellina nascono o nasceranno perché ci si vuole bene. Poi si arriverà all'età successiva, non so quanto tempo dopo, dipende dalla curiosità di questo Leonardino, il quale magari è portato a parlare, a parlare, a parlare, a dire tante cose, però a non capire, quindi bisogna proprio partire da principio. Bisognerà vedere quando sarà questo secondo passaggio, che si accenderà il lumicino nella testolina di Leonardino, il quale potrebbe dire: ma volersi bene, ok, d'accordo, ma anch'io voglio bene, che so, al mio orsacchiotto, voglio bene anch'io al mio robottino. Non so che cos'è che amava Leonardino da piccolo, magari potrebbe essere anche, che ne so, un piccolo soldatino. Qui però bisogna stare attenti perché se amava il soldatino, dopo bisogna stare attenti che il bimbo Leonardino non cresca amando i soldatini anche in età un po' più, tra virgolette, pericolose, no? Però capite il discorso che voglio fare. Beh, allora quando Leonardino arriverà a domandarsi, e penso anche a domandare, ma che differenza c'è, mamma o papà, tra l'amore che do io all'orsacchiotto Jimmy oppure al soldatino John e quello che mi date tu e la mamma, mi date o tu e la mamma o tu e papà? Qui credo che bisognerebbe chiarire, prima di tutto, facciamo conto che i branchisti che ci ascoltano siano ancora dei bambinelli, cosa che non è affatto difficile da immaginare, conoscendoli. Allora io direi, ma mettetevi nell'ottica di credere che quando c'è l'affettività, a un certo punto, una cosa è amare un oggetto, un ideale, un giocattolo, e un'altra cosa è sentirsi uniti con l'affetto e l'amore a un essere vivente, maschio o femmina. È chiaro che dovrebbe essere maschio o femmina. Poi adesso qui non voglio affrontare il discorso della omosessualità o meno, perché questo nasce assolutamente in modo spontaneo. Diciamo un'altra persona. E allora a Leonardino un po' più cresciuto si potrebbe dire: sì, è frutto dell'amore, dell'affezionamento, in quanto però si è esseri viventi e uguali. Mentre se tu ami il tuo orsacchiotto o il tuo soldatino John, sai che il soldatino John vive per la tua fantasia, in fin dei conti. Puoi raccontare tante belle storie, tante belle avventurette su Leonardino, scusa, su John. Però Leonardino, stai attento, perché la mamma e il papà non sono né orsacchiotti né soldatini. E dunque, prova a domandarti qual è la differenza. Noi porteremo più avanti Leonardino a comprendere che la differenza è che crescendo ci si riconosce entrambi uguali e persone con una propria personalità e dignità. Quindi riconoscersi persone viventi, uomini e donne, bambini e bambine,
lascerà ampio spazio all'istinto di base, ma lo spazio è quello giusto, quello che si prova, le pulsioni che si hanno da bambini e che si hanno poi da adolescenti, da fanciulli, da adolescenti, eccetera. Ecco, questa prima fase dell'educazione sessuale, io vorrei concluderla qua intanto, è un'introduzione a un discorso di crescita, quindi l'introduzione al discorso della comprensione vera della sessualità e di come rapportarsi in seguito all'altro sesso o comunque a un altro individuo, a un altro individuo. In effetti non è poco importante, perché se il bambino, e torniamo al nostro Leonardino ideale, viene fatto crescere con paure, con tabù o addirittura con traumi, ad esempio genitori che litigano o che dicono parolacce e che fanno comunicare, comunicano la sessualità sotto forma di parolaccia, il povero Leonardino non capirà più niente e subito incomincerà a sentirsi dissociato, spaventato, al di fuori del vero discorso della comprensione della sessualità. Bene, mi fermo qua, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che la prossima volta affronteremo un discorso con un'altra tematica, naturalmente non diversa, sempre sulla sessualità. Però la tematica che questa volta prosegue e che va avanti, ecco qua, è già partita la sigla, Le che va cose avanti d'ogni con, giorno, a perlomeno cercare di raccontami affrontare chi ne sa il tema qual spinoso, non lo so. Comunque, i psicologi la chiamano la libido, chi era Freud che parlava della libido? Comunque il desiderio, perché dopo aver detto quello che abbiamo detto in questa prima puntata, quando è che si affaccia la libido? Punto di domanda, quando è che si affaccia il desiderio e cos'è il desiderio? Al nostro Leonardino e a tutti i suoi amici diamo appuntamento, quindi alla prossima volta, io penso fra una settimana, quando, potremmo dire tutti i lunedì, se io mi ricordo che noi abbiamo tempo di poter realizzare questi programmini qui al Maso, dove tra l'altro la sessualità si vive in una maniera completa e naturalmente bella. Bene, lo faremo. E ripeto, parleremo della libido e del desiderio. Ciao, ripeto, ancora una volta a tutti coloro che ci hanno ascoltato, in particolare a Leonardino e a tutti i suoi amici. Da parte di Antonio, ciao. Per fare il tavolo,